Spinning Song, terzo fascicolo di Aaron, parte della mano sinistra. Allora, noi abbiamo già visto il primo video dedicato alla sola mano destra. Nella parte della mano sinistra abbiamo un po' meno cose da dire. Basta ricordare che il Si è bemolle, abbiamo il bemolle all'inizio del pentagramma per tutto il brano. E la mano sinistra ha quasi sempre una funzione di accompagnamento, è una parte abbastanza monotona e si ripete per tanto tanto tempo sempre lo stesso gruppo di note. C'è soltanto una parte centrale, che poi vedremo, e sono due righi, gli ultimi due righi della prima pagina e le prime quattro battute della seconda pagina, dove la mano sinistra ha la parte importante e abbiamo qua una scritta marcato il canto, cioè vuol dire suona di più la parte che ha la melodia, il ruolo più importante, quindi in questo caso la sinistra. E cosa vuol dire? La mano destra in questo caso suonerà in modo un po' più leggero perché dovrà potersi sentire bene ciò che fa la mano sinistra. Allora, nelle prime 10 battute, cioè nei primi due righi, la mano sinistra ripete sempre, sempre le stesse note, fa e do. Noi abbiamo il mignolo sul fa e il pollice sul do. Rispetto al do centrale, che è qua, ecco la posizione, della mano sinistra è qua giù. Quindi per 10 battute mano sinistra avrà questo compito, quattro note per ogni battuta, per cui una singola battuta ripetuta per 10 volte. Ovviamente così sembra molto monotono, quando poi suona insieme anche la mano destra diventa molto più interessante il tutto. Quattro battute successive dove le note cambiano. C'è una alternanza di do, un do più in basso e un do più in alto. E qui effettivamente la mano deve aprirsi un po'. Oppure può fare un piccolo salto. Per fortuna questa parte dove la mano ha un'apertura un pochino più difficile dura poco. Quattro battute che poi vengono ripetute. Io qui ho il segno del ritornello, per cui in pratica diventano 8, e poi avremo altre 8 battute qua in fondo, ma sono le uniche situazioni in cui la mano sinistra ha questo compito un pochino scomodo. Come abbiamo già visto, parlando della mano destra, questo riquadro con scritto 1 e questo riquadro con scritto 2 mi dicono: attenzione, tu suona queste quattro battute. Quando arrivi qui, torna indietro, ripetile, ma a questo punto, la seconda volta non dovrai suonare questa battuta qua, ma dovrai saltare e andare a questa. Per cui, a questa battuta qua, la mano sinistra non dovrà suonare quattro do, ma uno soltanto. Dopodiché, per altre 8 battute, ritornerà alla sua monotona sequenza di fa e do, per cui dopo aver fatto per un po' di volte questo lavoro, ritornerà a questo, un po' monotono, ma comunque molto più facile. Arrivano i due righi in fondo alla prima pagina, dove finalmente la mano sinistra ha un compito un po' più interessante. Quindi dobbiamo guardare bene il tempo, cioè il ritmo con cui la mano sinistra dovrà suonare. La prima nota ha il tempo, diciamo una durata pari ai primi 3 battiti della mano destra, e sul quarto battito della mano destra la mano sinistra dovrà suonare 2 note. Lo vedremo poi, quando le due mani suonano insieme tutto questo diventa molto più semplice. Diciamo, lavoro più importante e più interessante, come ho detto prima,
arriva fino alla quarta battuta della seconda pagina. Dopodiché, non riprende subito con il suo alternarsi di do, fa, do, fa, do, fa, anzi fa, do, fa, do, fa, do, ma c'è una parte intermedia dove forse un pochino monotona, ma quantomeno è diversa dal solito. Allora, a questo punto parto con la mano sinistra e suono gli ultimi due righi della prima pagina e i primi due righi della seconda pagina. Finisce la parte della melodia affidata alla mano sinistra. In queste ultime battute, appunto, la sinistra aveva un compito un po' più vario, ma chiaramente di accompagnamento, perché la mano destra riprende la parte importante e per qualche battuta fa una imitazione di questo tema che è stato appena suonato dalla mano sinistra. Dal terzo rigo in poi si ripete esattamente tutto quello che è accaduto nella prima pagina, tutta una serie di fa do fa do fa do. Qui abbiamo, come già visto anche con la mano destra, queste sei battute che sono perfettamente identiche alle prime 10, perché semplicemente abbiamo il segno del ritornello, per cui quattro battute vengono ripetute due volte, di conseguenza diventano due più 4 più 4, totale 10, cioè uguale alle prime 10 della prima pagina. Ancora il gruppo di note un pochino più difficile, più scomodo soprattutto, dove ci sono due do, e il finale. Ancora si riprende il tema principale suonato nella prima pagina, e in fondo, nelle ultime tre battute, dove la mano destra suona le sue due note e poi non si muove più perché ha sempre delle legature alle note successive, per cui qua la mano destra suona e poi rimane ferma e lascia sfumare il suo suono, la mano sinistra ha un ultimo piccolo pezzetto a cui prestare un attimo di attenzione. Fa, fa, mi, fa, do, fa, la, do, fa. Cioè, dopo aver suonato un po' di volte questo fa do che ormai abbiamo imparato più che a memoria, arriva il finale. Ripeto ancora questo piccolo pezzetto finale. Fa, fa, mi. E questo è tutto quello che riguarda la mano sinistra in Spinning Song.